Grazie Presidente. Dico, intanto se dal Partito Democratico all'UDC arrivano segnalazioni che sono nelle corde di quello che è giunto a lei Presidente sui corsi legati ai dirigenti, significa certamente che questo Parlamento e in modo particolare la Presidenza di questo Parlamento riesce ad essere catalizzatore delle questioni che trasversalmente raggiungono tutti i gruppi, perché anche a me è arrivata questa richiesta e sono contento che la Presidenza la stia rappresentando. E chi lo sa, magari potrebbe essere anche una metodologia che possiamo darci rispetto a far diventare l'ufficio di Presidenza e la Presidenza di questo Parlamento il luogo per catalizzare alcune istanze che poi giungono a tutti i partiti. Nello stesso spirito, devo dire, Presidente, tutti i partiti ritengo che in questo momento siano stati coinvolti su una vertenza, e non me ne voglia chi pensa che possa questo essere tacciato di campanilismo, ma una vertenza che riguarda Palermo e segnatamente la Rinascente. Lei sa, Presidente, sono certo che anche questa segnalazione le sarà arrivata. Lei sa, Presidente, che in questo momento la città di Palermo sta vedendo a collasso una serie di realtà che in un modo o nell'altro avevano caratterizzato l'economia del territorio. In questo momento la Rinascente si ritrova al centro di un contenzioso dove probabilmente sta mancando il ruolo di arbitrato da parte dell'amministrazione comunale. Io la invito, Presidente Miccichè, a farsi lei invece arbitro di questo ruolo, di questo contenzioso che si sta aprendo tra le parti, certamente non soltanto come Gianfranco Miccichè, ma attraverso il coinvolgimento delle commissioni. Io ho fatto una richiesta urgente alla Commissione Lavoro perché possano essere audite le parti. In questo momento sono a rischio 300 famiglie con l'indotto che coinvolge la Rinascente, ed è a rischio la desertificazione di un'area geografica della città, perché nel momento in cui noi andiamo a togliere la licenza alla Rinascente e riduciamo quel palazzo, lei che ha qualche anno più di me ricorderà come quello era un palazzo che ormai era diventato più o meno un'affittacamere, e ridurre quel luogo ad un luogo di degrado significa marginalizzare una realtà economica e produttiva della Sicilia. Quindi la chiedo per favore, Presidente, di unirsi e di farsi catalizzatore delle diverse richieste che credo siano arrivate anche da parlamentari del Partito Democratico, da parte di parlamentari del Movimento 5 Stelle. Diventerà bellissima. La Rinascente non può chiudere e serve un intervento da parte del Ministero, serve che l'assessore Scavone ovviamente venga coinvolto. Approfitto dell'intervento senza dilungarmi e senza tantomeno scivolare nel dibattito che affronteremo domani rispetto a quell'intervento di guerra, come fu definito, con 1,5 miliardi in finanziaria, per dirle che lì è vero, ci sono state alcune impugnative, ma come lei giustamente diceva, nulla c'entrano gli articoli relativi al recupero delle ore per PIP, auto e cantieri di servizio. Quindi credo che quella norma sia già operativa e questa gente quindi non debba assolutamente recuperare. So che il governo in questi giorni, forse professor Armao, credo già domattina o dopodomattina il Presidente della Regione incontrerà questo bacino, e so che è stato fatto un impegno importante attraverso la conferenza Stato-Regioni. Auspichiamo che da parte del Governo nazionale possa esserci una mano tesa nei confronti di questa categoria, così come auspichiamo che in maniera celere si passi ai provvedimenti che in quella finanziaria erano previsti. Perché no? Attraverso un aiuto del Governo nazionale, ma anche attraverso una rapidità di interventi da parte degli assessori coinvolti. Sulla formazione sono d'accordo con il collega, abbiamo generato una norma che garantisce le risorse attraverso il fondo di garanzia alla formazione. Quei lavoratori, mi rimetto alle sue considerazioni, Presidente, e quindi affronteremo domani il dibattito su questo alla presenza del professore La Galla, ma come dice lei, approfitto per anticipare al professore La Galla domani di arrivare preparato, perché quelle risorse del fondo di garanzia a quei lavoratori vanno date.